Bene, buongiorno ragazzi, benvenuti alla lezione numero 19. Differentemente dalle altre settimane, questa settimana, nelle ore singole di oggi e di domani, noi continuiamo con le nostre attività nel modulo di interfacce grafiche. Questo perché io vorrei che queste lezioni di presenza, che ormai ci rimangono prima del probabile lockdown, vorrei fare insieme a voi le applicazioni di Snake, che sta un po' più avanti, dove sta lo Snake, quello del Nokia, e il Pac-Man, che sarà insomma l'ultimo, il secondo gioco che implementiamo in questo corso. L'ultimo sarà il Tris, in realtà, con l'intelligenza artificiale. Quindi, siccome queste applicazioni sicuramente sono di vostro interesse, perché impareremo anche a gestire appunto le meccaniche di un gioco, a gestire il motore di gioco, a gestire i comandi, a gestire anche le texture e le animazioni quando faremo Pac-Man, sono sicuramente cose di vostro interesse perché sono attinenti ai progetti che sicuramente molti di voi hanno scelto. Quindi vorrei queste cose farle in classe, non farle insomma, da remoto. Quindi mi porto avanti così che noi mercoledì e giovedì facciamo Snake e Pac-Man. Probabilmente, se ce lo consente Conte, anche la prossima settimana continuiamo con il Pac-Man. Comunque, l'importante è almeno fare, dedicare le 4 ore di questa settimana, tutte e quattro, allo svolgimento in classe di giochi. Quindi questo è il mio obiettivo. Per arrivare a questo dobbiamo introdurre, finire il discorso sugli eventi e introdurre domani gli strumenti per il disegno grafico. Quindi l'argomento di oggi è la continuazione di quello dell'altra volta, cioè abbiamo introdotto la programmazione di eventi che in realtà, al di là di tutti i discorsi un po' magari anche complessi che abbiamo fatto, ovvero che ci sono dei metodi che catturano gli eventi del sistema operativo, poi c'è la possibilità di generare eventi artificiali, bla 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 bla, ma alla fine quello che ci interessa nei fatti è che tutte le classi hanno dei gestori di eventi, quindi questi gestori già esistono, non dobbiamo inventarceli noi. Quindi l'evento che dal sistema operativo arriva fino alla nostra applicazione, questo accade in automatico, ce lo assicura Qt. Cosa ci consente di fare Qt? Ci consente di fare l'override, quindi andare a personalizzare questi metodi che sono virtuali nella superclasse. Quindi nel caso di QWidget, questi sono metodi definiti nella classe QWidget che noi possiamo ridefinire, farne l'override nella nostra sottoclasse. Questo ci consente di personalizzare il comportamento in risposta a questi eventi. Quindi close event, che succede se l'utente chiude la finestra? Quello che abbiamo fatto l'altra volta, non mi ricordo se poi lo abbiamo tolto, sì, no, l'abbiamo lasciato, abbiamo detto che se l'utente preme il pulsante di chiusura, questo significa che verrà invocato il gestore di evento close event, dove sta? Eccolo qua. Noi praticamente abbiamo detto ignora l'evento, perché l'evento dato si può anche decidere di ignorarlo. In quel caso significa che noi che abbiamo ridefinito la risposta all'evento di chiusura, non chiudendo noi la finestra, cioè non c'è nessun punto in cui qua diciamo finestra chiuditi, la finestra non si chiude. Quindi questo ci dà il controllo totale di tutti gli eventi che possono verificarsi. Questo non solo per la chiusura, ma anche per tutti gli altri eventi che possiamo immaginare, quindi dal mouse che entra nell'area del widget ai tasti che vengono premuti, ovviamente a tutte le pressioni del mouse di tutti i tipi, la rotellina, questo ci servirà oggi, perché quello che è richiesto è di arricchire, quindi ancora una volta prendiamo il notepad come caso d'uso, poi però basta, lo prendiamo per implementare in particolare lo zoom. Cioè, mi piacerebbe che io, adesso che ho il mouse, se tenessi premuto CTRL, io usando la rotellina vorrei uno zoom in avanti o all'indietro, cosa che invece non vedo. Bene, intanto, tra l'altro, questo è il nostro notepad, questo è proprio Autopad, quello che abbiamo fatto in classe. Quindi continuiamo, praticamente lo finiamo oggi, perché adesso che abbiamo la programmazione di eventi, siamo in grado di implementare tutto quello che era rimasto arretrato. In particolare, cosa succede se chiudiamo l'applicazione? E poi questo è il nuovo punto che però
ci richiedono le slide, zoom in e out con control più rotellina del mouse. Una cosa che l'altra volta avevo lasciato in sospeso era un bug che si verificava con l'undo e redo, cioè l'undo e redo non, vi ricordate che cambiando la tab io volevo che questi venissero mantenuti. Il bug era molto semplice, veramente abbiamo fatto la figura del binotto. In realtà nel momento in cui io premo undo e premo redo, anche in quel momento bisogna andare a verificare se è necessario tenere attivo il pulsante di undo e tenere attivo il pulsante di redo. Quindi, anche quando noi facciamo undo e redo, cioè proprio ci clicchiamo, anche in quel caso dobbiamo andare ad aggiornare il fatto che i pulsanti siano o no attivati. Mentre prima questo aggiornamento noi lo facevamo nel cambio tab, o nell'apertura di una nuova tab, o nella chiusura della tab, adesso dobbiamo farlo anche quando questo era il bug, mancavano queste righe qui e queste righe qui. Quindi questo significa, ragazzi, che adesso io vado indietro, se vado troppo indietro si disattiva l'undo perché siamo andati all'origine e però attivo il redo, così come se attivo il redo fino alla fine, all'origine, nel senso, in questo caso l'evento più recente, si disattiva il redo e si attiva l'undo. In questo caso vedete che cambiando la tab ovviamente rimane tutto coerente. Quindi in questo momento, ragazzi, il nostro Notepad davvero sta funzionando benissimo, gli mancano soltanto due piccole cose, dopodiché possiamo, per esempio, possiamo distribuirlo su internet, su GitHub, vendercelo, non penso, però sicuramente possiamo fare una buona figura con questo Notepad che c'ha anche, ricordatevi, la correzione automatica. Proprio automatica no, la correzione automatica sarebbe che io premo spazio e si corregge la parola. Però comunque è anche giusto lasciare all'utente la possibilità di decidere cosa e come correggere. Quindi aggiornamento e ce lo corregge. Questo sicuramente. Questa è una funzionalità che non c'era nei Notepad degli anni precedenti, quindi mi permetto di dire che questo è il più bello di tutti gli anni precedenti. Ovviamente noi ogni anno io cerco di alzare l'asticella, quindi quest'anno questo è il Notepad più completo di tutti. Tra l'altro è anche molto coerente l'undo e il redo, prima non, gli anni scorsi non ci interessavamo di questa coerenza, anche il save, quindi se adesso io salvo, anche quest'icona si è cambiata di colore, e se cambio, lui comunque passa per esempio da questo documento che è da salvare a questo che è salvato, quindi tutto sta funzionando bene. Ok, torniamo a noi. Adesso che abbiamo la possibilità di utilizzare gli eventi, risolviamo un problema che magari ci affligge in questo stesso momento. Magari voi siete connessi tramite Meet, non leggete benissimo questo testo, non lo so qual è la compressione usata, la compressione video usata da Google. Quindi sarebbe carino anche ai fini didattici che io questo testo lo potessi ingrandire, ma non lo posso fare perché non ho implementato la gestione dell'evento rotellina. Quindi esiste un evento rotellina? Sì, si chiama WheelEvent. E noi questo lo andiamo a reimplementare nella nostra classe. Ovviamente, nella nostra classe no, senza ovviamente. Dove lo andiamo a implementare? Le opzioni sono due, o in document o in main window. Domanda per voi connessi. Di chi è la responsabilità di gestire lo zoom? Del documento o della finestra principale? Detto anche in altro modo, chi è che riceve in ultima istanza l'evento di rotellina quando io sono con la rotellina sul testo? Chi è che riceve quell'evento? Il documento, cioè l'area di testo, oppure la finestra principale, tutto quello che c'è all'esterno? Domanda per voi, potete anche scrivere la risposta. Il documento. Il documento, esattamente. Quindi sarebbe sbagliato, o meglio, io posso anche provarci, anzi, posso anche farvi questa dimostrazione. Che se io adesso reimplemento il metodo che io lascio non virtual, significa che do la possibilità alle mie sottoclassi a loro volta di reimplementarlo. Senza virtual significa che questa è l'ultima volta che si reimplementa, le mie sottoclassi non potranno farlo. Quindi, vabbè, insomma, magari anche a scopi didattici può anche essere carino capire che succede se io sbaglio. Cioè, che succede se io lo implemento nel punto sbagliato?
quindi nella finestra e non nel notepad e non nel documento. Quello che mi aspetto è che l'evento rotellina, fin tanto che il mouse sta al di fuori di testo, dovrebbe riceverlo alla finestra, e quindi io dovrei vedere qua rotellina stampato, quindi rotellina, lo vedo, ho fatto un altro scroll col mouse. Lo faccio nell'area di testo, effettivamente compare ancora, e però l'area di testo non c'è ancora, non abbiamo ancora aperto un documento. Quindi proviamo ad aprire un documento, adesso sono nel testo, effettivamente però funziona. Insomma, succede qualcosa di strano, vedete, fin tanto che bisogna fare lo scroll, non mi è stampata rotellina. Quando invece non c'è più scroll da fare, effettivamente viene stampato rotellina. Quindi è un comportamento un po' anomalo, ma deriva dal fatto, ragazzi, che c'è questa ambiguità. La rotellina del mouse viene usata dalla text edit per fare lo scroll, ma quando non viene più usata, probabilmente cosa farà la text edit? Dirà: guarda, io questo evento non lo gestisco più in questo momento, non mi interessa, e probabilmente quello che succede è che l'evento passa al contenitore. Quindi la gestione degli eventi è sicuramente la priorità si dà all'elemento che riceve quell'evento, però se quell'elemento ignora l'evento, lo rifiuta, in qualche modo si può fare con ignore, con ignore, l'evento può comunque essere gestito dal contenitore. Però ragazzi, alla fine nemmeno questo ci piace, cioè il fatto che io, il fatto che io posso fare lo scroll, comunque io in questo caso non catturo l'evento. Si vede, se io faccio lo scroll, non viene comunque catturato l'evento dalla finestra principale. E questo non mi piace perché io potrei, per esempio, premere CTRL più la rotellina e dovrei poter vedere qui che l'evento è stato gestito. Comunque, se parliamo di responsabilità, la risposta è sicuramente document. Non è impossibile farlo nella finestra principale, ma non è concettualmente corretto. Quindi facciamolo in document, che non ha in questo momento, no, ce li ha in realtà, override handlers, c'ha un gestore dell'evento context menu. Context menu è il menu contestuale, cioè quando uno clicca col destro su un qualcosa appare un menu. Ecco, questo è il modo con cui ho implementato il menu con i suggerimenti, cioè. Che significa? Che se io non reimplemento questo gestore di evento, succede che si apre il menu standard, quello con undo, redo, eccetera. Ma siccome noi vogliamo che appaia anche il suggerimento della parola sbagliata da correggere, allora bisogna reimplementare l'evento di menu contestuale. E questo è il tipo di evento di cui parlavo. E cosa fa questa implementazione? Crea un Invoca la funzione create standard context menu a cui passa la posizione globale, cioè la posizione del click, perché questo evento è un evento di tipo mouse, che ci dà la posizione del click. Questo perché se noi clicchiamo in una parola, vogliamo sapere quale parola è cliccato per poter correggere quella parola. Quindi è un evento relativo al dove si clicca. E questo metodo a sua volta è stato reimplementato, quindi questo è un metodo comunque della classe TextEdit. Adesso noi reimplementiamo anche questo metodo, l'altra volta almeno l'ho fatto io per consentire il suggerimento automatico, e cosa fa? Chiama il menu della superclasse, quindi chiede alla superclasse creami un menu standard. A questo menu standard poi si vanno ad aggiungere una serie di azioni corrispondenti ai suggerimenti. Solo se la parola non è corretta. Quindi intanto bisogna trovare qual è la parola che sta sotto al mouse, quindi a partire dal mouse mi serve un cursore. Quel cursore va a selezionare la parola che sta in quel momento sul cursore. Bisogna prendere il testo sotto la selezione e poi bisogna pulire la selezione. Altrimenti uno vedrebbe proprio il testo selezionato solo perché io l'ho cliccato e non è bello da vedere. A questo punto ho la parola, la converto a caratteri minuscoli, verifico che sia corretta, se è corretta restituisco il menu originale standard senza suggerimenti, se non è corretta chiedo i suggerimenti al mio classe corrector che quindi mi darà i suggerimenti, poi ci metto anche un font un po' più carino, un grassetto per far capire che sono
delle cose diverse da un do redo, e poi connetto l'azione allo slot che va a fare la sostituzione della parola. Quindi se io ho cliccato sulla parola e la voglio correggere, bisogna intanto qui, utilizzando l'introspection, andare a dire ma qual è il suggerimento che hai cliccato? Perché lì c'è la parola che voglio sostituire con quella sbagliata. E di nuovo bisogna andare a prendere la parola che sta sotto alla posizione, quindi il cursore, cancellarla, inserire la nuova e pulire la selezione. Tutta questa cosa ve l'ho risparmiata l'altra volta e avrei voluto anche risparmiarla oggi, però ci siamo capitati, perché la gestione del testo non è semplice, si fa attraverso dei cursori, vedete che comunque bisogna fare una serie di operazioni. Quindi dietro quel semplice clic col pulsante destro, scelgo un suggerimento, sostituisco la parola, c'è tutto questo codice, in effetti. Ok, però l'importante, oggi è importante capire che tutto questo è stato possibile solo grazie alla possibilità di reimplementare la gestione di un evento, perché l'area di testo, l'evento clic destro sul testo, accede ad un menu contestuale, io voglio personalizzare questo menu, quindi intercetto l'evento di clic contestuale, e questo mi ha consentito di personalizzare il menu. Adesso voglio anche personalizzare il comportamento della rotellina, perché abbiamo visto che la rotellina, il comportamento predefinito è quello di fare lo scroll del testo. Io invece voglio fare anche lo zoom, sia zoom che scroll. Quindi ridefinisco l'evento rotellina. Lo inserisco, non ne so, prima, dopo, l'importante è che ci capiamo. E a questo punto mi serve sapere se ho premuto la rotellina in avanti o all'indietro. E quindi questo ci sono diversi metodi pubblici, il metodo che ci consente di capire se di quanto l'hai, insomma, di quanto la rotellina è ruotata. Di quanto la stai scorrendo è il metodo delta che ci dà un intero positivo se la stiamo scorrendo in avanti, mi pare, non ricordo esattamente, poi adesso proviamo, e negativo se la stiamo scorrendo all'indietro, quindi rotellina ha un movimento in avanti e all'indietro. Beh, quindi per esempio se la rotellina la stiamo scorrendo in avanti, allora possiamo usare il metodo. Siamo in document, quindi un metodo di questo text edit, c'è scritto nella slide, è lo zoom in. Quindi zoom in significa fare un ingrandimento, non serve disera soltanto per farvi capire che stiamo sul documento. E se invece è negativo, allora facciamo uno zoom all'indietro, ad esempio. Ora, però questo codice non è del tutto corretto perché abbiamo detto che vogliamo attivare lo zoom solo se stiamo premendo control. Quindi dobbiamo andare a chiedere all'evento se per caso lui mi sa dire se stiamo premendo control. Vediamo tra i metodi ci dovrebbe essere un metodo che si chiama modifiers. Modifiers ritorna la lista di modificatori. Cosa sono i modificatori di un evento? Sono per esempio i tasti della tastiera che uno sta premendo mentre si sta facendo quell'evento. Quindi, mentre sto usando il mouse, sto anche contemporaneamente premendo un tasto della tastiera chiamato modificatore. Quindi, se io premo la tastiera e uso il mouse al contempo, quel tasto che sto premendo si chiama modificatore, perché significa che tu stai modificando il comportamento del mouse. È un po' come avere più pulsanti nel mouse. Del resto è così che si usa il mouse. Oltre a usare il mouse come pulsanti predefiniti, destra, sinistra, rotellina, combinando queste azioni con la tastiera posso accedere a una più vasta e ricca gamma di eventi. Quindi CTRL più rotellina, tra l'altro non solo nel nostro text edit, ma anche in Visual Studio, anche nei browser Chrome, Firefox, eccetera, significa, vediamo se succede anche nei browser, penso di sì. No, qua non sta succedendo. Perché qua, ok, qua sono sul Mac, quindi lo zoom si fa in un altro modo, però normalmente si potrebbe, io mi ricordo che si può usare anche CTRL più rotellina. Sicuramente sul desktop di Windows si può fare. E infatti vedete che adesso le icone diventano più piccole, più grandi. Ovviamente questo è un comportamento, diciamo, standard di tutte le piattaforme che io vorrei implementare nel mio Notepad. Quindi ci andiamo a chiedere, tra i modificatori, per caso, cioè,
il modificatore che stai cliccando è Qt, adesso key control, 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 esiste Qt control, è un modificatore, infatti se lo andiamo a vedere è tra la lista dei modificatori, ci sta lo shift, ci sta l'alt, ci sta il control, il meta credo che sia il meta del Mac, non è un pulsante che c'hanno tutte le tastiere, comunque ci interessa il control. Quindi se stiamo premendo control solo in quel momento, solo se stiamo premendo control, allora noi andiamo effettivamente a fare lo zoom. Quindi vediamo se sta funzionando. Non c'era bisogno, abbiamo i menu defarrescenti stavolta. Quindi premo control, tengo premuto control, uso la rotellina ed effettivamente sta funzionando. Ovviamente, quindi funziona molto bene, posso fare quello che voglio. Ok, sembra che stia funzionando bene. In realtà c'è un problema. Il problema si vede se apriamo un file più lungo. Per esempio questo è un file in cui è necessario fare lo scroll. Ora, non siamo in presenza, quindi dovete fidarvi, ma adesso io andrò a usare la rotellina senza control per verificare che il testo venga fatto scorrere. Io lo sto facendo, ragazzi, anzi, vi posso far vedere. Ma non funziona. Perché non funziona? Dovete rispondermi voi. Vi dico che l'indizio è molto simile a quello che abbiamo fatto nella main window l'altra volta, cioè dove l'abbiamo fatto. Quando abbiamo ridefinito close event, gli abbiamo praticamente detto, guarda, io non voglio fare niente, ignora l'evento e non ti chiudi. È molto simile a quello che sta avvenendo. Chi mi sa rispondere perché non funziona più lo scroll? Non funziona. Provate a dire qualunque cosa. Perché non funziona più lo scroll? Ha a che fare con l'ereditarietà. Abbiamo detto che questo è un gestore di evento rotellina, che sta implementato nella superclasse che è qtextedit, area di testo. Noi l'abbiamo reimplementato. Quindi siamo noi ora a decidere cosa avviene quando usiamo la rotellina. Adesso sto in Visual Studio. E noi abbiamo detto che quando si usa la rotellina, se ci sta control, allora fai lo zoom. E se non ci sta control, non abbiamo detto niente. Niente significa che non accade niente. L'abbiamo detto noi, siamo noi che abbiamo deciso questo. Quindi quello che dovremmo fare è. Se invece control non è stato premuto, non è che dobbiamo dire this scroll, sì, potremmo anche fare questo, ma la cosa più corretta, ragazzi, è noi volevamo arricchire il comportamento del gestore dell'evento rotellina. Arricchire significa aggiungere qualcosa. Aggiungere qualcosa significa che adesso dobbiamo invocare il metodo della superclasse, cioè dobbiamo dire qtextedit o mia superclasse. Adesso pensaci tu a gestire l'evento. Io ho fatto il mio epsilon, cioè ho aggiunto quello che dovevo aggiungere qui. Adesso sei tu che devi fare il resto. Ecco, penso che adesso cominciate ad apprezzare che cos'è l'ereditarietà. È utile in questi casi, perché anziché scervellarmi nel dicendo, oh cavolo, adesso come faccio a fare lo scroll? Sì, ci sta il metodo scroll, ma devo scorrere in giù o in su? Di quanto devo scorrere? E se non è solo lo scroll, che ne sapete voi quale altre cose fa la rotellina in quella classe? Nessun problema, grazie all'ereditarietà, noi possiamo sempre invocare il metodo della superclasse per dire pensaci tu. Però nei casi specifici che noi abbiamo identificato con il control, ci pensiamo noi. Quindi vedete com'è collaborativa l'ereditarietà? Ci penso io, classe document, se premo control, ci pensi tu, classe che stai sopra di me, qtextedit, se non premo CTRL. Questo è ereditarietà e del resto l'abbiamo visto anche nel caso del menu contestuale. Nel menu contestuale anche qui abbiamo usato l'ereditarietà perché qui abbiamo detto, guarda, io non so proprio come si crea un menu da zero, anche perché ci stanno quegli undo, quei redo, select all, non voglio farle io di nuovo da co quelle cose da zero, quindi tu superclasse dammi il menu quello che c'è tu. Poi io ci aggiungo il mio. Vedete,
La programmazione oggetti è questa, ragazzi. È molto ricorrente questa cosa. Aggiungi un comportamento al comportamento predefinito della superclasse invocando il metodo della superclasse. A questo punto non rimane che provarlo per vedere se è vero. Quindi proviamolo. Dobbiamo aprire per esempio un file lungo. Ok, premo la rotellina e funziona. Tengo premuto CTRL e lui effettivamente non fa lo scroll, ma fa soltanto lo zoom. Quindi le due azioni sono mutuamente esclusive. O scrolla se non premo CTRL, o zooma se premo CTRL. Ed è proprio questo il comportamento che vorrei. Azioni mutuamente esclusive, non si devono sovrapporre. Il fatto che siano esclusive si vede benissimo dal codice, perché se premo CTRL fai così, altrimenti fai così. Questo ci dà il fatto, ci consente di separare i due comportamenti. Bene, giusto per dimostrazione, possiamo sbizzarrirci e andare a pescare uno qualunque degli altri gestori degli eventi, giusto per vedere che davvero possiamo fare tutto. Possiamo, per esempio, andare a modellare il fatto che noi entriamo o usciamo dalla finestra. Lo dite a che pro? Faccio vedere subito a che pro. Possiamo fare cose carine del tipo: se usciamo dalla finestra, la finestra diventa trasparente, cioè se il mouse esce dall'area del notepad proprio della finestra, la finestra diventa trasparente, altrimenti se ci rientriamo ridiventa opaca. E quindi possiamo fare una cosa di questo tipo. Ovviamente queste sono giusto dimostrazioni per farvi capire che adesso potete implementare. Cioè, voi dite, posso implementare questa cosa? Adesso la risposta sarà sempre sì, grazie alla gestione degli eventi. Prima con i segnali la risposta era non lo so, bisogna vedere. Quindi se il mouse lascia leave l'area del widget, cioè la finestra, noi diciamo la finestra, guarda, set, c'è un metodo per settare l'opacità, la trasparenza? No, te pozzi, no. Sicuro che non c'è, dai che c'è. At window opacity si chiama. È un numero che va da 0 a 1, dove 1 significa opaco, cioè quindi si vede benissimo, 0 significa completamente trasparente, e quindi 0,5 sarà una semi-trasparenza. Però questo se esco, se rientro, ovviamente voglio che si veda bene. Quindi vedete quello che succederà adesso. Ovviamente sì, già sta per succedere. Quindi se io esco dalla finestra trasparente, se ci rientro opaco. E quindi, ragazzi, potete fare le cose più strane del mondo, perché ovviamente se questa cosa già mi sta facendo venire mal di testa, potete chiaramente andare oltre. Non si chiude, quindi ci sta prendendo in giro doppiamente. Ovviamente questa l'ho messa soltanto come pura dimostrazione, che potete intercettare tutti, ma proprio tutti gli eventi possibili. Tra questi eventi possibili c'è anche la chiusura, ed in effetti la chiusura è una delle cose che noi per esercizio, la chiusura dell'applicazione richiesta salvataggio è una cosa che dovevamo fare, quindi questo l'abbiamo fatto. Lo zoom, la modifica con l'undo redo l'abbiamo fissato, il bug era una cavolata, ma l'abbiamo fatto, rimane solo la chiusura dell'applicazione. Fatto questo, il nostro notepad è terminato. Che significa chiusura applicazione richiesta salvataggio documenti non salvati? Significa che io quando chiudo, adesso non è il caso di questo notepad perché questo notepad ha la persistenza totale, quindi anche se un documento non è salvato, io quando chiudo lui lo chiude lo stesso, ma non che va perso, lo ripristina alla riapertura. Dietro le quinte cosa sta avvenendo, ragazzi? Probabilmente questo notepad++ si salva una copia locale di tutti i documenti. Quindi anche un documento che apparentemente non è salvato, in realtà lui da qualche parte lo salva in una cartella di sistema, application data, non lo so dove lo andrà a salvare, così che poi quando io riapro lui me lo ripropone. Quindi c'è un trucco. Quindi anche se io chiudo i documenti sono sempre salvati. Il nostro notepad no, non ha questo trucco. Quindi noi dobbiamo chiedere, se noi chiudiamo la finestra, non dobbiamo ignorare, beh, dipende se dobbiamo ignorare o no, però dobbiamo ragionare. È il momento in cui noi dobbiamo dire, ma sei sicuro? Vuoi chiudere questo documento?
se l'utente preme, cosa succede? Chiudere significa che l'applicazione dovrebbe chiedere documento per documento se lo vuole salvare. Quindi dovrebbe succedere una cosa del tipo, ci sono 10 documenti, inizia per esempio da quello corrente, lo vuoi salvare? Innanzitutto se è già salvato lo chiude e basta, quindi passa al prossimo documento. Se è da salvare gli dice, lo vuoi salvare? Sì, lo salva e poi lo chiude. No, lo chiude e basta, ma se preme cancel, beh, se preme cancel significa che noi mentre stavamo chiudendo Notepad, c'è stato un documento che era da salvare. Ci ha chiesto di salvarlo, noi abbiamo premuto cancel, significa che ci abbiamo ripensato. E quindi ripensarci significa appunto che potrebbe capitare che noi la finestra non la chiudiamo, perché ci abbiamo ripensato. Quindi effettivamente ci è servito l'altra volta a giocare con questo ignora l'evento, perché potrebbe essere necessario ignorarlo. Quindi cominciamo a capire come implementare questa cosa. Ricordiamoci però che noi abbiamo un evento già implementato, un evento, un slot di segnale. Abbiamo il tab cause clicked, cioè effettivamente noi abbiamo già implementato il fatto che se io chiudo un tab, lui, se non è salvato, chiede di salvarlo, se lo salva bene lo salva, se non lo salva non lo salva, altrimenti return, quindi non andrà a cancellare quel tab. Io vi ricordate, vi ho detto più di una volta che gli slot è vero che si connettono ai segnali, ma sono dei metodi che noi possiamo chiamare comunque in ogni caso. Quindi noi questo tab close clicked effettivamente potremmo adesso riciclarlo, ovvero qui dentro noi potremmo invocare il tab close clicked come se l'utente l'avesse premuto. A partire da quale indice? Per esempio da quello attualmente selezionato, quindi current index. Quindi inizia a chiudere quello corrente. Beh, però inizia a chiudere quello corrente. Ok, questo mi chiuderà quello corrente, però poi ce ne sarà un altro che diventerà quello corrente e così via. Questa cosa andrà avanti finché while in inglese, finché c'è quello corrente. E però che significa? Andiamo a vedere questo current index quando non c'è quello corrente, che cosa vale? Vale 0? Vale meno 1, quindi Q tab widget current index. Che cosa mi restituisce quando non c'è nessun tab corrente? Sì, current index. Ok. Meno 1 se non c'è nessuno. Beh, allora è minore di 0. Quindi finché è maggiore di 0 significa che c'è un documento corrente. Quindi finché c'è, prova a chiuderlo. Prova a chiuderlo, quindi invocherà tutti quello che abbiamo detto prima, ci pensa il close clicked. Proviamo a fare questo comportamento semplice, non è definitivo perché abbiamo detto che bisogna ignorare in alcuni casi, però intanto vediamo se il ragionamento è valido, cioè quando io chiudo il Notepad lui mi chiederà uno a uno di chiudere tutti i documenti partendo da quello corrente. Quindi apro questo, apro. Questo menu dei file recenti si poteva mettere un po' più, si poteva mettere anche come pulsante, si poteva anche mettere un menu di una coaction mostrata. Vabbè, topolino quello che è. Niente, beh, se io adesso chiudo senza aver modificato nessun documento, io vorrei che lui chiudesse e basta. In effetti, così è andata, perché non c'era niente da chiedere, niente da salvare. Però, se io adesso... Se io adesso modifico, che ne so, modifico Topolino, io sto in Pippo e chiudo, quello che dovrebbe succedere è, lui chiuderà Pippo, spero, perché non c'è niente da salvare, poi chiuderà Paperino perché non c'è niente da salvare, arrivato a Topolino mi chiederà se voglio salvare o no. È andata così, è arrivato a Topolino, mi chiede se voglio salvare o no, se premo cancel non l'abbiamo ancora fatto nel codice, quindi lui chiuderà, però non è giusto perché cancel significa che ci ho ripensato. Se premo no, non lo salva, se premo sì, lo salva, premo sì, lo salva e chiude. Quindi vabbè, ok. Vediamo se invece ci sta più di un documento da salvare, che succede. Quindi abbiamo fatto il caso in cui il primo della lista è da salvare. Che succede se c'è più di un documento da salvare? Pippo, Topolino. Quindi che succede se c'è questo da salvare, questo da salvare?
questo da salvare. So che in realtà è lo stesso che sta sul disco, ma lui non lo sa perché io ho fatto una cosa e poi l'ho cancellata. Che succede se ce ne sono tre da salvare? Io sto nel primo, chiudo, ha chiuso il primo, c'è il secondo che è diventato il primo, mi chiede di salvarlo, io dico sì, l'ha chiuso, adesso quello che era secondo è diventato primo, mi chiede di salvarlo, io dico sì, e così via, e così via. Quindi, vedete, riciclo del codice, anziché riscrivere tutto quel codice, noi l'abbiamo riciclato. Beh, però nel fare questo c'è una cosa che non abbiamo fatto. Che succede se premiamo cancel? È ok, ma se premiamo cancel, mica noi qua lo sappiamo. Lo sappiamo in tab close clicker perché abbiamo premuto cancel, qui non lo sappiamo. In realtà qualcosa la sappiamo. Cos'è che sappiamo? Sappiamo, ragazzi, che se il tab close clicked non è stato accettato, quindi ci abbiamo ripensato, significa che il documento corrente, prima di chiedere di salvarlo, dopo aver chiesto di salvarlo e aver premuto cancel, c'è ancora quel documento corrente. Quindi questa è la condizione che possiamo sfruttare. Ma per caso, prima di chiedere di chiuderlo, tu avevi un documento, dopo aver chiesto di chiuderlo, tu adesso hai un altro documento. Oppure sono gli stessi, perché se sono gli stessi significa che tu quel documento non l'hai chiuso. Se non l'hai chiuso significa che ci hai ripensato. Quindi significa che devi probabilmente ignorare la chiusura della finestra e addirittura proprio non chiudere proprio più gli altri documenti. Cioè proprio fermati, state buono. Quindi possiamo fare una cosa di questo tipo. In questo momento, via il documento corrente e salvalo, mettilo qua dentro. Poi, via di nuovo il documento corrente, quindi doc, che ne so, before, doc after, quindi prima e dopo la chiusura. Beh, se questi sono gli stessi, se sono gli stessi, significa che tu non l'hai chiuso questo documento, quindi ci hai ripensato, e se ci hai ripensato, significa che non bisogna chiudere la finestra. Non solo, ma non bisogna continuare a chiudere tutti gli altri documenti, quindi. E quindi break, ancora una volta, l'altra volta abbiamo dato continue, qui usiamo l'uscita prematura dal ciclo, che è assolutamente cosa buona e giusta. Quindi il break c'è per un motivo. Vediamo se sta funzionando. Beh, intanto verifichiamo il funzionamento standard, non vorrei aver introdotto un bug, quindi questo lo modifichiamo, questo no, chiudo. Lo vuoi modificare? Sì, no, mo, no, non lo so. E quindi va bene. Proviamo invece adesso a creare una catena di documenti e a un certo punto fermarmi dicendogli cancel. Esempio, questo documento. Quindi chiudo, lui chiuderà progettazione.txt, andrà in paperino, mi chiederà di salvarlo. Io stavolta dirò cancel e vorrei che lui si fermasse. Si è fermato. Si è proprio fermato. Ovviamente, se invece premo sì, lui non dovrebbe fermarsi, dovrebbe andare avanti. E infatti è andato avanti. Quindi vedete, il fatto di aver intercettato l'evento di chiusura della finestra ci consente di avere i superpoteri. Quindi controlliamo tutti i documenti da salvare. Se ci sta da salvare, salviamo, altrimenti no. Riciclando il metodo di chiusura della tab, ma al contempo, se l'utente si rifiuta di salvare, proprio vuole cancellare questa operazione, noi comunque possiamo ignorare l'evento di chiusura. Se non esistesse questo tipo di controllo, la finestra comunque si chiuderebbe anche se l'utente ha detto fermati. Quindi questo è un esempio, l'ennesimo esempio di gestione dell'evento di chiusura. Abbiamo gestito l'evento di chiusura, l'evento della rotellina nel documento, l'evento di esci e rientra dalla finestra. Ragazzi, gli altri eventi, questi li useremo per lo snake, per esempio, perché lo snake è comandato da tastiera, quindi non serve fare un esempio adesso, lo faremo la prossima volta. E poi, ragazzi, insomma, ormai avete capito la solfa, quindi possiamo praticamente intercettare qualunque evento, anche l'evento di disegno, che pure useremo nello snake perché lo disegniamo noi graficamente, non è un pulsante che si autodisegna, siamo noi a disegnare il gioco. Quindi, se non ci sono domande, io andrei avanti. Beh, qui si chiede anche di fare cose del tipo
fai diventare il testo grigio modificando il foglio di stile, ma che ci frega, ragazzi, abbiamo fatto cose più importanti nel nostro Notepad. Rimane quest'ultimo argomento di oggi per terminare la lezione, ovvero parliamo sempre di eventi, però fino adesso in realtà abbiamo visto che per poter gestire gli eventi è necessario, da qualche parte è scritto, ma in realtà ce ne siamo anche accorti noi, è necessario reimplementare il gestore dell'evento. Cioè questi eventi qui, questi gestori, stanno implementati nella superclasse. E noi che deriviamo lo reimplementiamo. Però uno dice, e se uno non vuole fare la sottoclasse? Cioè, adesso noi, perché abbiamo noi reimplementato il document? Perché abbiamo dovuto reimplementare il document? Perché il nostro Notepad è un Notepad complesso che gestisce una sacca, gestisce innanzitutto è multidocumentale, ci sono più tab. Ma se avessimo fatto una cosa tipo il Notepad Trist di Windows, non sarebbe stato necessario reimplementare la classe QtextEdit, fare una sottoclasse. Non sempre è necessario. Quindi i filtri di eventi hanno una doppia funzionalità, un doppio vantaggio. Il primo è che non è necessario reimplementare. Cioè, se voi volete intercettare l'evento rotellina di un TextEdit, non dovete per forza fare una sottoclasse e reimplementare l'evento WillEvent. Potete anche intercettare l'evento voi che siete, che ne so, siamo la finestra principale, abbiamo una QtextEdit da qualche parte, dobbiamo reimplementare la QtextEdit per gestire l'evento rotellina? No, possiamo essere noi a intercettare, proprio noi, finestra principale, l'evento che accade sul nostro contenuto, un nostro figlio in questo caso. Quindi Event filter, intercettare gli eventi anche dei propri figli, dei propri contenuti. Non solo, ma questa intercettazione addirittura è la prima cosa che avviene. Cioè, i filtri di eventi ci consentono di intercettare un evento prima ancora che questo evento venga consegnato al ricevente finale. Quindi noi siamo la finestra principale, abbiamo detto che abbiamo i superpoteri, adesso abbiamo un superpotere ancora più grande, di intercettare tutti, ma proprio tutti gli eventi, anche quelli che vengono dati ai nostri figli. Quindi, per esempio, noi possiamo anche impedire che un QtextEdit riceva gli eventi rotellina, che faccia lo scroll, cioè possiamo decidere di essere noi, finestra principale, a gestire tutti gli eventi possibili. Quindi, vabbè, vi ho spiegato le motivazioni e questo è quanto. Come si fa? Beh, in due passi, stiamo parlando innanzitutto di due attori. L'oggetto che intercetta e l'oggetto intercettato. In altre parole, ci sta un oggetto osservatore che sta più in alto, che quindi osserva ed intercetta gli eventi, e un oggetto osservato, watched, che invece questi eventi gli vengono sottratti, gli vengono intercettati. Quindi immaginate come l'intercettazione telefonica. Noi siamo un attore esterno che intercetta gli eventi che arrivano ad un altro oggetto. Quindi noi per esempio acquistiamo un oggetto contenitore, abbiamo un oggetto dentro di noi, per esempio una TextEdit, che è l'oggetto in cui noi vogliamo intercettare gli eventi. Quindi noi diciamo a questo oggetto di installare un event filter e gli diciamo chi deve essere installato. Tipicamente questo watcher è this, cioè io voglio, quindi this, mi installo come intercettatore di eventi su un oggetto watched, ok? Quindi watcher sta ad un livello superiore rispetto a watched. Watcher però deve fare l'override, e beh, noi siamo una classe, quindi sicuro possiamo fare l'override, ovviamente. Possiamo fare un override e dobbiamo fare l'override del metodo event filter. Il metodo event filter, ragazzi, è il metodo che intercetta tutto, quindi intercetta tutti gli eventi che passano da un determinato watched. Quindi reimplementando questo event filter, voi dite: se l'evento è, che ne so, rotellina, e l'oggetto a cui dovrebbe arrivare questo evento è la TextEdit, io decido di fare una cosa, altrimenti no. Infatti c'è una restituzione, restituisce true se l'evento è stato gestito, false altrimenti. Quindi qui dobbiamo comunque dire l'abbiamo gestito noi, non l'abbiamo gestito noi. E che dire? Non c'è molto altro da dire se non che in alcuni casi,
però sono molto rari e non vale nemmeno la pena trattarli troppo in particolare. Gli eventi, la gerarchia di gestione degli eventi è un po' più complessa di quello che sembra. Ovvero, quando noi diciamo l'evento rotellina dello scroll in una text edit, in realtà lo scroll non avviene nella text edit. L'evento non viene dato alla text edit, ma la text edit è contenuta, non ce ne accorgiamo, ma avviene dietro le quinte. La qtext edit è contenuta da una scrollaria. Cioè, Qt, quando vi dice text edit, in realtà la mette dentro una scrollaria. Questa scrollaria è un'area che consente di scrollare il contenuto, cioè la text edit. Quindi l'evento in quel caso da intercettare non è tanto l'evento da intercettare della text edit, ma della scrollaria che contiene la text edit. E la scrollaria si ottiene tramite il getter viewport di una text edit. Quindi questo è per dire che in alcuni casi uno dice voglio intercettare l'evento di quell'oggetto, ma nel codice io vedo che io metto delle stampe e questo evento non riesco a intercettarlo. Beh, forse non lo stai intercettando perché non ti sei installato sull'oggetto giusto, quindi gli eventi a volte non vengono dati a quello che pensiamo, ma ci sta magari un contenitore che contiene quell'oggetto, che invece pensavamo essere quello l'unico ricevente di quell'evento. Però sono casi un po' più rari, non, in questo, conosco questo caso, un altro paio, ma non tanti altri casi. Quindi alla fine il messaggio da portare a casa, adesso qua si chiede di fare un esercizio, di implementare lo Zoom non tramite event handler, ma tramite event filter. In realtà, ragazzi, non è questo molto, insomma, molto importante fare questo tipo di esercizio. L'importante è che però, per esempio, andiamo a implementare il nostro event filter per cercare di catturare un evento a nostra scelta, per dimostrarvi che si può catturare un evento di qualunque cosa. Per esempio, possiamo catturare andiamo a catturare gli eventi, gli oggetti di cui noi non abbiamo fatto sottoclassi, perché quello è lo scopo dell'event filter. Se tu sai la sottoclasse, che lo usi a fare l'event filter? Tanto vale che usi l'event handler. Allora, per esempio, ci sono tutti le menu e azioni. Ci sono, per esempio, le azioni che quando io ci passo sopra con il mouse appare questo testo di aiuto. Possiamo catturare, per esempio, il fatto che appare il testo di aiuto se noi stiamo con il mouse sopra una azione, senza fare la ridefinizione. Questo, ragazzi, a che scopo? Beh, se noi catturiamo un evento, significa che noi siamo una divinità, possiamo fare quello che ci pare, quindi possiamo evitare che appaia questo testo, oppure riprodurre un suono. So che sembra una cosa, una cavolata, però possiamo fare tutto. Quindi magari quando appare open, si sente anche il suono, penso, di una cosa che si apre, per esempio. Adesso io non ce l'ho questo suono, però vediamo se è possibile farlo. Non l'ho mai provato, sto improvvisando, però vediamo se questa dimostrazione di event filter funziona. Beh, innanzitutto che devo fare? Devo fare l'override di event filter, quindi devo sicuramente fare l'override dell'event filter. Che sia virtuale o no, dipende dal fatto che io questa cosa l'andrò a fare una sottoclasse, ma siamo una finestra principale, non ci sarà una sottoclasse. Quindi vado a implementarmi questa cosa nel codice. E adesso qui significa che io vado a gestire tutti gli eventi su cui io però mi sono installato. Quindi, ragazzi, se io non mi installo, non mi metto ad ascoltare eventi di un particolare oggetto, qui non dovrebbe succedere niente. Eccomi, cioè questo metodo viene invocato per tutti gli oggetti su cui voi vi siete installati, ma se non vi siete installati non dovrebbe succedere niente. Sì, devo restituire true o false se l'evento è stato gestito oppure no. Quindi facciamo un po' di cose, vediamo se viene stampato qualcosa, però mi pare di no. Cioè, è ovvio che qualunque cosa accade qui, io non sto intercettando nulla perché non mi sono mai installato come intercettatore. Invece andiamoci a installare come intercettatori. Per esempio, andiamo ad intercettare tutti gli eventi che avvengono sulle nostre action. Dove stanno le nostre action? Stanno qua. Per esempio, open action.
install event filter this. Quindi d'ora in poi io sono lo spione degli eventi di Open Action. Quindi sono io che li gestisco, che li intercetto. Ora attenzione perché qua c'è scritto che se restituiamo true, l'evento lo stiamo gestito e non viene spedito a watched. Quindi attenzione, se noi qui restituiamo true, se è vero, significa che adesso che noi abbiamo intercettato l'evento, tutti gli eventi che accadono su quell'azione open, non dovrebbe succedere niente. Cosa succede? Non l'abbiamo intercettato? Non l'abbiamo intercettato. Non viene invocato. Non viene invocato. Come mai non viene invocato? Bull è bull, watched è watched. Ci siamo messi come intercettatori? Sì. Install event filter, open action, assolutamente sì. Quindi come mai non ha intercettato l'evento? Dovrebbe intercettarlo perché if watched, sei proprio open up. Beh, a parte che noi abbiamo messo una stampa in tutti i casi, quindi avrebbe dovuto intercettarla. E, vabbè, in questo momento non capisco perché non l'ha intercettato. Dovrebbe intercettarlo. Qualunque cosa io faccio su quella azione, lui dovrebbe intercettare. Ci ho cliccato addirittura. Dovuto. Niente, non me l'ha stampato. E, ripeto. Non sempre questa cosa avviene, magari non ci siamo installati sull'oggetto giusto, forse ci dobbiamo installare sul menu. Dove sta? File menu. Install event filter. A volte queste cose non funzionano perché non ci si è. La firma del metodo non è corretta, però la firma dovrebbe essere corretta, quella della superclasse dovrebbe avere sempre questa firma. A meno che, eccomi, quindi ha intercettato il menu, non ha intercettato, ecco, vedete quante, e beh, però. In realtà è avvenuto quello proprio che vi dicevo. Non abbiamo intercettato l'azione proprio l'open, però una volta che ci siamo messi sul menu abbiamo intercettato e guardate che brutto quello che è successo. Siccome abbiamo detto return true, gli abbiamo detto che l'evento, qualunque evento che coinvolge il menu file, ci pensiamo noi. Ma ci pensiamo noi significa che se ci pensiamo noi e non facciamo nulla, il menu non fa nulla, non solo non mostra le cose, ma nemmeno si chiude più perché ragazzi, anche la chiusura del menu quando si esce dall'area è un evento, quindi abbiamo praticamente impallato la nostra applicazione. Se invece noi avessimo usato il menu edit, che invece non abbiamo intercettato, effettivamente tutto funziona. Quindi vedete, funziona, 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 non funziona, e tra l'altro abbiamo pure impallato la nostra applicazione. Quindi questa era una piccola dimostrazione che effettivamente sì, possiamo intercettare e quindi personalizzare gli eventi senza dover per forza definire una sottoclasse. Ora però permettetemi di cancellare questa cosa, che se no chi prova questo Notepad gli va, insomma, non gli funziona. E qua ci mettiamo false per sicurezza, significa che non gestiamo noi questo evento. Quindi qualunque cosa arriverà qua, noi non la gestiamo e quindi verrà gestita appunto dal ricevente che era deputato per quell'evento. Quindi, ragazzi, terminiamo qui ovviamente la lezione e domani parliamo di disegno, quindi fermo la registrazione.